I proprietari boschivi con le ditte boschive e con il supporto del Corpo Forestale Provinciale hanno agito in perfetta sinergia e siamo arrivati a recuperare il 90% del legname abbattuto nonostante l'intervento del Covid-19. Più è umido e più è caldo, tanto più si favoriscono le generazioni dei parassiti. Per cui abbiamo intrapreso con i proprietari boschivi ed in accordo con loro, noi del Corpo Forestale Provinciale, un'azione particolare di consulenza sul come trattare questo parassita a seconda dei momenti e delle modalità con cui esso si manifesti. In ogni caso, la priorità primaria resta sempre comunque l'asporto della maggior parte del legname dal bosco. Tra 5, 10, 20 anni, ecco che il bosco, grazie alle sue dinamiche, ricordiamo che gli abeti rossi che da noi sono stati coinvolti si trovano tutti nel loro optimum climatico, grazie alle loro dinamiche interne riusciranno prima con un bosco di protezione a prevalenza di ladifoglie, di cespugli, di sorbo, di sorbo dell'uccellatore, anche di piopotemole, di betrulla, a costituire, a formare questo bosco di primigenio sotto il quale poi l'abete rosso si insedierà, e quindi vedremo un bosco più ricco di specie latifoglie all'inizio e poi ritornerà con la rigenerazione naturale verso le sue caratteristiche di prevalenza d'abete rosso. Due terzi del legname che è caduto con vaia l'anno dopo è ulteriormente caduto a causa di questi schianti da neve. E qui Covid ha fatto un grosso danno anche lui, perché si è interrotta tutta la filiera, tutta la catena della produzione, le segherie hanno i piazzali pieni.